Buonasera a tutti i telespettatori di TLA nell'ambito della nostra rubrica Scienza e Natura di Gabriele Nappi del Naturalismo. In questa puntata tratteremo proprio del naturalismo, un movimento che nasce letterario, ma poi diventa anche filosofico, politico e anche d'arte. C'è una raccolta di documenti, di notizie, con una produzione particolare che sfocerà in una realizzazione di un documentario abbastanza ampio che verrà suddiviso in tre parti. La regia sarà curata dalla professoressa Soraya Michelle Assur, l'ideatore di questa produzione, il nostro conosciuto Gabriele Nappi. Vi trovate in questi studi, vi diamo il benvenuto, grazie Grazie. per questo intervento che sarà volto a descriverci tutte le caratteristiche di questa produzione, perché si vuole realizzare questa serie di documentari, di cosa si vuole trattare. Diamo la parola alla regista Soraya Assur. Sì, bonsoir à tous, buonasera. Allora, noi praticamente abbiamo deciso di realizzare proprio questo lungometraggio diviso in tre parti, per fare una relazione, diciamo, del naturalismo attraverso Napoli e Parigi. Quindi questo collegamento tra Napoli e Parigi, perché è un collegamento essenziale per capire bene che cos'è il naturalismo. Sarà divisa in tre puntate perché sono abbastanza ricche e con tematiche diverse. Toccheranno, come l'hai detto giustamente Antonio, toccheranno non solo la parte letteraria, ma anche filosofia, anche il mondo dell'arte, la musica. Quindi ogni puntata sarà suddivisa a sua volta con diversi tipi di titoli. È un progetto che non è solo un'idea di portare il naturalismo a livello cinematografico, ma è anche un progetto didattico. Infatti sarà poi collegato con del materiale a disposizione, del materiale che sarà anche online, della documentazione, una bella biblioteca di opere. E a livello grafica delle novità grafiche che potranno essere utilizzate anche per il lavoro, lo studio scolastico in didattica a distanza, in didattica integrata da tutti i ragazzi, tutti gli alunni, diciamo, che sono a scuola e docenti. È una cosa un po' per intenderci, è un po' come i documentari di Alberto Angela, no? Dove si documentano un po' i fatti storici avvenuti e in parte anche poi ci sono le scene da film che poi vanno in onda appena dopo documentato il fatto storico. Allora, questa rappresentazione particolare noi la possiamo definire un po' come documento film, documentario film, no? E così serve un po' a far capire meglio, perché solo gli elaborati che ho fatto per quanto riguarda gli ebook pubblicati su Amazon oppure insomma, su altre cose online non sono sufficienti. Allora sembra anche più logico, più giusto fare una cosa un po' più allargata e che dia una visibilità ancora maggiore a questo movimento del naturalismo. È ovvio che noi non è che ci allontaniamo tanto dalla realtà dei fatti, perché poi in questo contesto, nel contesto storico dell'Ottocento, era rappresentato anche nelle forme teatrali da Émile Zola, e quindi c'era dentro anche il teatro dell'Ottocento. Prima non c'erano i film, quindi sono nato un po' agli inizi del Novecento, in America, eccetera. Però nella parte teatrale, quindi oggi potrebbe essere rappresentato questo duo teatro-cinema, quindi non ci allontaniamo tanto da quello che era poi
la sua realtà storica. Inoltre, oltre a questa operazione, è importante raffigurare bene, far capire bene che cos'era in quel periodo anche questo movimento, perché questo movimento è un movimento un po' particolare, non è come praticamente in qualsiasi movimento politico che esiste oggi. Questo era un movimento dove centro c'era la parte artistica, c'era la parte letteraria, c'era la parte filosofica, c'erano tante di quelle componenti, c'era la parte della scultura, c'erano dei movimenti che all'epoca la politica la si faceva attraverso anche le fonti pittoriche, le fonti delle sculture e tutto quanto. Oggi ovviamente non si fa, però per rappresentare bene questa cosa noi vogliamo fare appunto questo documento. Ma lei, dottor Nappi, ha parlato di teatro di Emile Zola. C'è una differenza fra il teatro di Emile Zola e di Edoardo De Filippo? Ma no, anzi, possiamo dire una cosa importante, possiamo dire che proprio questo primo teatro che è nato in Francia, dove si rappresentavano le realtà, sono state anche riprese qua insomma da Edoardo De Filippo, quindi c'era una sinergia all'epoca di quel periodo, ma forse ancor prima di De Filippo c'era Viviani, quindi c'erano delle contestualizzazioni a raccontare i fatti reali che accadevano e a dirle anche in pubblico. Quindi era una rappresentazione di verità, una rappresentazione di cose che accadevano e si raccontavano. Ecco. Sul naturalismo musicale, Conservatorio Cilea ed altri autori, si può parlare di queste altre scene? Allora, innanzitutto noi abbiamo fatto capire all'inizio che noi abbiamo più scene, più attività, non potendolo fare lungamente in più puntate, allora noi cerchiamo di raggruppare un po' tutto in un insieme, no? E quindi ci sono varie scene che noi andiamo a rappresentare su quelle che erano poi i fatti reali dell'allora periodo. E che poi tecnicamente sempre un discorso cinematografico. Passeremo dalla parte musicale alla parte cinematografica, giocando anche con i diverse tonalità di colore. Cioè, la prima parte, pensiamo alla prima parte di una prima puntata dal bianco a nero al colore seppia, per poi arrivare ai giorni di oggi con il colore, perché possiamo parlare che sia di grandi compositore musicale del naturalismo, però possiamo anche confrontarci con il naturalismo di oggi che è spesso utilizzato da, ad esempio, San Da Vinci o Sannino. È quello, questo è. Allora, noi in effetti è ancora una continuità rispetto al passato, perché proprio in un testo di Zola, non ha tanti testi ha scritto Zola, tra l'altro uno degli autori più fervidi di quel periodo, veramente ha scritto tanto in poco tempo e ha documentato tanto, tante realtà. E proprio in un libro di Nana, nel libro di Emile Zola, si chiama appunto Nana, la stessa storia è rappresentata in una canzone fatta da Sannino, Ricciardi e Saldavinci. E quindi c'è questa ancora continuità col passato, ancora oggi, e insomma molti autori vedono che in quelle storie precedenti possono essere anche contestuali oggi e quindi possono essere valide e presentarle. Quindi prendere l'idea che tu dicevi nella tua opera, sì, perché che il naturalismo è ancora contemporaneo, è moderno. È ancora contemporaneo, quindi è proprio per questo è ancora contemporaneo. Però io, più che rappresentare questa scena di contemporaneità, perché ovviamente riprendendola, insomma, è una bella cosa poterla riprendere, però
però la cosa bella è che il nostro conservatorio, che appunto si chiama Cilea, è rappresentato proprio da un naturalista, perché quando Cilea si insediò nel 1900 come direttore, veramente ha dato talmente lustro a questa, queste iniziative musicali del naturalismo, che tanto da guadagnarsi anche la posizione sul nome da assegnare poi a questo conservatorio. Quindi si è talmente strutturato bene questo naturalismo nella musica, che non solo Cilea, ma poi c'era Lange, c'era Andrea Chenier con Andrea Giordana, perché poi lo stesso Cilea ha scritto Luisa di Lambert Moore, c'erano anche altre cose alcuni pezzi della Marsigliese dentro queste composizioni di Giordana. Quindi c'era anche lo stesso Puccini. Spazieremo veramente tra. Allora, noi c'era veramente questo collegamento con la realtà poi musicale francese, che era di Bizet ed era di Debussy, insomma, un altro teatro, non è un conservatorio, ma un teatro come Cannes, a Cannes è intestato proprio a Debussy, e quindi c'era proprio questo spazio così aperto verso la musica, che non solo Napoli-Francia, Napoli-Parigi o l'Italia, la Francia, ma anche in tutta l'Europa, insomma, c'era anche un altro autore austriaco che era un altro autore molto conosciuto, che praticamente riuscì, insomma, a collegarsi bene anche con alcuni spagnoli pure, quindi c'era tutta una realtà musicale che comunque si era allargata, si era estesa attraverso la musica. Ma soprattutto a me interessa collegare il rapporto che c'era a Napoli con Parigi, e questa è la cosa che mi interessa. Infatti, in questo film, raccontando, abbiamo delle persone vestite in costume, lo rappresenteremo ovviamente al conservatorio, ci saranno delle persone vestite in costume con l'Ottocento, il primo Novecento, ci sarà anche, abbiamo chiesto l'intervento anche di un praticamente di persone, che di un'organizzazione, associazioni che si occupano delle carrozze d'epoca, quindi in questo contesto, anche per dare una visibilità anche in quel periodo, insomma, queste carrozze d'epoca dovrebbero andremo a rispettare certamente un fil conduttore storico, sì. Passeremo comunque dal passato al presente. Quindi, ci potremmo anche interrogare su diversi tipi di differenze, ad esempio mi pare Bovio, giusto? Sì, allora, abbiamo Giovanni Bovio. Sì, perché poi le sue preferenze, ma non a caso anche Bovio è un è un adottivo napoletano, quindi un professore, un giuridico di Trani, che però ha vissuto lungamente qua a Napoli, quindi, e lui sentiva proprio questo influsso, evidentemente anche lui, di questa realtà napoletana con questa contestualizzazione francese e questo rapporto francese. Lui ha scritto addirittura vari libri sul naturalismo, anche naturalismo giuridico, naturalismo insomma filosofico, che poi insegnava filosofia del diritto, e in questo suo ambito, insomma, anche il suo figlio Libero Bovio, poi il 60% della canzone napoletana insomma ha origini pugliesi, possiamo dire, ecco, insomma, però 60% di questa musica e sì. Quindi anche loro erano legati a questa, non solo alla scrittura, non solo alla musica, ma anche diciamo alla vita vissuta, che allora Parigi, insomma, era un po' il faro indicatore di, diciamo, un po' di tutta la letteratura e la politica europea. E Napoli ha subito questa influenza. Ecco. Quindi noi, raccontando tutte queste cose, ovviamente perché? Perché Giovanni Bovio ha lanciato poi, questo è il trampolino, diciamo, per poter poi successivamente avviarci verso una contestualizzazione politica, perché lui desiderava anche, Bovio, che questo naturalismo insomma prendesse piede, no? Come aspetto politico. Lui, insegnando filosofia della politica e filosofia del diritto, insomma, c'era questa volontà. Beh,
Bovio, però anche suo figlio. Anche suo figlio, sì, vabbè, c'era la volontà di, vabbè, come parte letteraria, però Bovio, esatto, quando parlava anche in Parlamento italiano, molte volte accennava ad alcuni fraseggi naturalisti che praticamente indicavano che c'era una volontà, una sua espressione di voler far venire fuori questo naturalismo politico, che poi l'abbiamo riproposto in questo periodo, quindi in questo periodo contemporaneo. Quindi voglio dire, insomma, sarà questo convoglio, sarà l'anello di congiunzione per me tra il passato e la contemporaneità di oggi, perché noi vogliamo che alcuni programmi contemporanei del naturalismo possano essere portati avanti. Bene, io un attimo vorrei ricordare il titolo di questa produzione, dovrebbe essere Naturalismo Napoli-Parigi. Sì. E quanto alla sua determinazione, quanto è determinante Ten in questa produzione? Ten politico è determinante della politica perché, di Parigi? Sì, perché anche lo stesso Bovio lasciò un'opera incompiuta alla Wagner, possiamo dire, perché lui approcciò, perché poi venne meno, insomma, alla nostra vita terrena, quindi praticamente si dedicò a tutta un'elaborazione sul naturalismo visto sotto l'agire di Émile Zola. Però la seconda parte, infatti la moglie lo dice in una sua nota di commento per commemorare la memoria del marito, dice vabbè, poi saranno i posteri a decidere, insomma, che cosa sarà questo naturalismo. Bene, lui aveva intenzione, comunque scrive la dottrina, lui voleva praticamente parlare anche di Tain, ma Tain, nessuno purtroppo parla di Tain, ma anche in Francia ne parlano di Tain, insomma, ricordano sempre Mizzolà perché era un po' l'alfiere di queste attività, non so, letterarie, culturali, teatrali, insomma, artistiche, faceva di tutto e di più. Quindi, anche scrittore che ricordiamo con l'affare Dreyfus, però qua non andremo a trattare. Vabbè, perché questo rimaniamo su una cosa è un argomento che non è legato alla questione di Napoli, però comunque. Però che fece comunque favore all'epoca. Quindi c'era questa volontà. Tain è importante perché Tain è stato uno dei fondatori dell'Istituto di Politica Parigina e quindi c'è una dottrina politica che ha fatto Tain e che Bovio, purtroppo, ritornando al collegamento di prima, Bovio non è riuscito, insomma, perché è venuto a mancare, non è riuscito nella stesura di parlare veramente anche di Tain e dare lustro anche all'immagine di Tain. Quindi c'è, insomma, una carenza su questo, ma certamente, noi lo abbineremo. Certamente noi ci dobbiamo anche avvicinare ai giovani di oggi e quindi i giovani di oggi sono attraverso le scuole, insomma, innanzitutto le scuole e poi abbiamo voluto mettere anche una piccola puntina, diciamo, di peperoncino piccante sul discorso della relazione di Émile Zola e Martin de Serrano. Sì, e parliamone di questa relazione tra Émile Zola e Martine de Serrao. Martine de Serrao ovviamente è un po' stata la nostra trascinatrice delle attività letterarie napoletane in quel periodo, anche molte critiche ha avuto, che non sapeva scrivere, che era una testarda, la scrittura non può essere testardaggine. Sappiamo che in tutti i periodi storici, tutti corrente, diciamo, anche di letteratura, c'è una donna, c'è sempre una donna molto, ma questo proprio questa sua forte volontà, non diciamo destardaggio, questa sua grande volontà, questa sua determinazione è riuscita poi ancora oggi, perché il Mattino è stato fondato da Martine de Serrao, e quindi a riprendere un po' anche la scrittura francese, il modo di scrivere naturalista, che poi questo naturalismo è stato ripreso poi anche successivamente, insomma, con Giovanni Pascoli, con Carducci, con tante altre persone, altri letterati, filosofi, eccetera. Però voglio dire, lei sotto forma di giornalismo, lei è riuscita a incidere molto su questa cosa, con tutte le difficoltà che premevano per una donna di quel periodo, e quindi di quel periodo che, insomma, ma solo la grande energia
E poi che lei ha avuto di voler fare questo giornale, creato il Mattino ancora tutt'oggi c'è. E quindi lei però una cosa importante ha fatto, riprendendo alcune comunicazioni con Emile Zola, si scrivevano, comunicavano tra loro. Però aspetta, non svegliamo tutto. Ah, cioè, questa parte qua farà piacere moltissimo, veramente. Vabbè, questo sicuramente, sicuramente è un fiore all'occhiello. È un fiore all'occhiello. Si dice, come dicono loro a Napoli, ci piace inciuciare, capito? Allora, insomma, ci servono certamente tanti aneddoti che bisogna raccontare. Noi stiamo parlando adesso così in modo adesso da racconto, no? Da esposizione, da una semplice esposizione di quello che noi vogliamo fare su questo documentario film. Comunque, perché è un documentario che noi lo vogliamo portare addirittura anche a qualche festival. Che è ricco di personaggi, ci saranno quindi tantissimi attori. Sì, la struttura è fatta soprattutto con una base di attori teatrali, perché ovviamente c'è una differenza tra un attore teatrale e un attore cinematografico. L'attore cinematografico riesce pure a improvvisare, no? Cosa si prevede per la realizzazione di quest'opera? Quanto tempo sarà necessario? Allora, noi l'abbiamo divisa appunto in tre parti, perché di che durata? Guarda, io penso che saranno almeno 30 minuti ogni parte, sicuramente. Quindi dovrebbe essere un film di un'ora e mezza, sicuramente. Benissimo. Divisi in diversi specchi, infatti ogni poi parte ci sarà la costruzione dello storyboard, ci sarà giustamente il discorso, attribuito alle telecamere. Poi la scelta degli attori, perché come abbiamo detto passeremo tra il teatro e il cinema, quindi vogliamo anche che all'interno di questo documentario si vede anche le piccole differenze, i piccoli accorgimenti, e poi inglobato ogni parte che sono suddivise saranno presentate da diverse, accoglieremo diversi professori, perciò io dico è proprio, sarà veramente un materiale ricco di didattica, perché i professori sono importanti perché faranno da tramite, da battistrada a raccontare, ovviamente, insomma, come Piero Angela, per capirci, Alberto Angela e tutto, raccontano la storia, poi dopo c'è la rappresentazione scenografica. Il filo conduttore, ma a sua volta, come noi ci metteremo veramente il massimo della tecnologia, ogni discorso fatto da un professore potrà a sua volta essere cliccato, quindi ogni cosa che noi andremo a mettere all'interno di queste parti film, parte diciamo con piccoli cortometraggi però messi insieme, avranno tutta la tecnologia di qua, perché sarà proprio un materiale didattico, si potrà vedere quindi sulla lunghezza, ma anche andare su una tabella di bordo dove andare a cliccare su diverse immagini e accedere e aprirsi ancora su diversi tipi di link per poi poter avere materiale, anche materiale da stampare, materiale didattica. Ma come avverrà la diffusione? Attraverso quale canale? No, allora noi su questo, innanzitutto dopo aver compiuto tutta l'operazione di ricostruzione di tutte le scene, quindi prima della produzione definitiva, dell'attività definitiva di questo, allora noi vogliamo praticamente farne un discorso anche cinematografico, proponendo le cose, magari facendolo partecipare anche a qualche festival. C'è il Festival di Sorrento, c'è sta quella di Giffoni, quindi praticamente qualcuno dove noi possiamo dare una risonanza. Giffoni è un cinema internazionale proprio rivolto ai giovani, quindi se non riusciamo, ovviamente perché è impossibile, riusciamo a farlo insomma per questa annata, anche perché forse non si farà nemmeno a Giffoni quest'anno, ma per l'anno prossimo vorremmo presentarla a Giffoni, quindi è una cosa rivolta ai giovani soprattutto, ma dobbiamo farne anche una questione poi televisiva, lo dobbiamo trasmettere anche alle televisioni, quindi fare dei contratti televisivi laddove è possibile farle. Quindi questo è confortante, perché si prospetta un'ampia diffusione per diversi canali. Ma non solo televisivi, perché l'idea sarebbe anche di racchiudere... Io parlo di canali di comunicazione. Sì,
Ma l'idea, appunto, che lo vogliamo portare anche a livello didattico, l'idea è anche di raccogliere tutto poi questa esperienza, questo percorso attraverso queste registrazioni, facendo diciamo un libro raccoglitore di backstage, diciamo, dove a sua volta suo libro, questo libro avrà anche diciamo un CD con tutto il materiale video all'interno. Quindi, come dicevo, l'alunno, il docente, dovrà solo scaricare il CD e avrà a disposizione non solo il video, ma avrà anche tutto diciamo, il materiale che è stato realizzato. Vabbè, poi faremo dei cofanetti, li separiamo, cofanetti che vanno ovviamente per questioni scolastiche, cofanetti che possono essere indirizzate all'ampio pubblico. Comunque è opportuno dare una cosa del genere, presentarla pure in Francia, perché ovviamente noi ci teniamo che la cosa venga fatta bene, dobbiamo essere scrupolosi, molto, molto attenti anche ai particolari, perché i particolari fanno bello un film come fanno bello un vestito. I particolari sono importanti anche per definire, per dare un'ampia definizione anche del film. Quindi i particolari sono, li cureremo bene, quindi dobbiamo presentare questa cosa, anche perché possiamo presentarlo in qualsiasi circostanza, anche in Francia e qualche festival francese. Vi invitiamo, ecco. Appena sarà realizzata, passeremo a siamo quasi in chiusura, volevo ringraziare anche, allora, non solo le associazioni per quanto riguarda i carri con i cavalli e tutto quanto, le associazioni in costume, volevo ringraziare, poi diremo proprio chi saranno con un elenco e tutto quanto, perché questa è una prima puntata, poi verranno fatte altre puntate, però vorremmo ringraziare anche e soprattutto gli staff delle telecamere, perché devono essere delle telecamere professionali in HD, che verranno utilizzati dei droni, questi droni potranno fare delle immagini più belle dall'alto. Dobbiamo farle insomma i ringraziamenti a questi tre studi fotografici che sono importanti a Napoli e che ci daranno una mano, ma soprattutto dobbiamo anche chiedere le varie autorizzazioni, perché certo, un'autorizzazione la dobbiamo chiedere al conservatorio, un'autorizzazione la dobbiamo chiedere all'acquario, un'altra alla villa comunale, insomma ci sarà dell'autorizzazione. In questo periodo purtroppo dobbiamo adeguarci alla nostra realtà, realtà del Covid, che comunque ci fa procedere con un freno a mano tirato, ecco, un freno a mano tirato, con tutte le difficoltà che ci stanno, ma sembrerebbe che se sono scene dove non ci siano grandi assembramenti di persone, si possono effettuare. Quindi le autorizzazioni credo che i vari enti ce le riconosceranno. Soraya, prima di chiudere, vogliamo dire ai nostri telespettatori quali saranno le prime proprio scene, dove ambientate e in quale epoca? Allora, per iniziare, penso che svilupperemo giustamente la parte intorno alla musica, perché facciamo la richiesta appunto al conservatorio cileo. E, sarebbe la parte in bianco e nero, giusto? Sì, esatto, e piano piano con il gioco delle 700, note 800. Musicale doneremo qualche pennellata di colore. Quindi l'epoca è l'Ottocento, giusto? Certamente, sì. Benissimo, salutiamo tutti i nostri telespettatori o vogliamo ancora, purtroppo dalla regia ci indicano che siamo arrivati ai saluti. Ringraziamo Soraya Michelle Schur, ringraziamo Gabriele Nappi, siamo ansiosi di assistere a questa bellissima produzione e auguriamo a tutti un buon ascolto. Arrivederci e grazie di nuovo per essere intervenuti. Grazie. Arrivederci. Thank you.